E benvenuti ragazzi finalmente in questo nuovo video. Noi siamo i Brothers Players. Oggi unboxiamo dell'attrezzatura low budget per cominciare su YouTube. C'ho l'ombra, vabbè, luci di merda. Questa qui comunque è attrezzatura ovviamente low budget, a basso costo, per i poveri come noi. Basta! Che prima quando eravamo privati facevamo le cose, ok. Però invece adesso raga ci stiamo attrezzando veramente forte, abbiamo il calendario. Ovviamente per iniziare non è niente di che, sì, ovviamente no. Però se funzionano vi facciamo vedere, anzi poi faremo dei test, esatto, a fine video. Più che altro per questa cosa a fine video. E poi vabbè, proviamo ovviamente anche questo, perché sennò direi di procedere all'unboxing. Ragazzi, però devi prendere le... Ah no, ok, perfetto. Mi capisco. Per noi è Natale. Fra, ma non si apre. Fra, guarda che se lo oh, faccio io. Oh, vedete? La. Si è aperto. Oh, vedete, l'ho rotto. Tutto sto pacco. Oh, raga. Oh. È sicura, ma tutto sto pacco. Cosa sarà mai? Scrivetelo nei... Scrivetelo! Scrivetelo! Hashtag scrivetelo! Hashtag scrivetelo! Oh, hashtag scrivetelo! Secondo voi che cos'è? Voi stoppate il video adesso, andate a scrivere... Ovviamente non fate i furbi, dai, lo sappiamo, vabbè, che fate i furbi. Se ce la facciamo. Oh, oh, mica apertura semplice. Mica. Che emozione! Eccolo! Che allora, cos'è? Questo è un treppiede. No, è un binocolo. Esatto. Binocolo, oh, vedete, chiara è piccolissimo, guardate, 20 cm. È bellissimo, fra. Anche la scatola è bella. Ed è ovviamente piegabile, modellabile. Fammelo toccare! È tipo un gorilla pod dei poveri, raga. Esatto. No, però minchia, guarda quanto è figo e professionale. Cioè, adesso noi vi facciamo vedere l'inquadratura. Sì, dopo vi facciamo vedere le inquadrature. Infatti adesso noi lo proviamo. Tac, nel senso, lo montiamo e lo proviamo. Ovviamente non c'è niente. Dopo vi faremo vedere nel dettaglio, perché faremo delle riprese a parte per questa cosa, ovviamente. Comunque c'è anche un bottoncino, cioè c'è un telecomandino per avviare la fotocamera, pensiamo. Quindi è tanta roba, senza dover fare così. Questo qui adesso noi lo montiamo off camera e lo montiamo, così lo usiamo già per questo video. Questo invece è l'estensore per mettere in telefono, visto che noi usiamo il telefono per ora, ovviamente. E per un bel po' questo useremo il telefono, quindi questo è l'estensore, in teoria dovrebbe starci. È bello forte, eh? E qua c'è cioè, tipo un laccetto per tenerlo al polso. Invece qua non so che cazzo è. Ora, cos'era? Cos'era, perché ormai non c'è più. Allora, abbiamo montato tutto, che in realtà non c'era poco da montare. C'era poco. Vabbè, comunque, vabbè, questa è la batteria, si mette dentro. Il problema è che c'è sto coperchio, che è difettato, che ovviamente va a coprire la batteria. Però è difettato, quindi non si attacca. Alla fine può anche essere inutile questo, sì. Cioè. Sì, volendo sì. Però la cosa figa è che tu accendi il Bluetooth del telefono. Questo qui è Bluetooth. Tu fai così. Tac. E parte la registrazione. Questo è il treppiede montato. Ovviamente, vabbè, l'abbiamo messo noi così per fare tutte le prove del caso. Pronto. Allora, è molto resistente. Il telefono si mette qua dentro, in questa fessura qui. È molto resistente. L'ho sbattuto, insomma, così. Per testare l'efficienza, diciamo. Prima che ci cada il telefono, sta com'è. Comunque è molto resistente, quindi è di buona fattura. È molto figo, poi c'è anche sta gomma qui che... Sì, raga, è fatto... Cioè, ti permette di prenderlo bene, di avere una buona presa, no? Comunque è di buona fattura, assolutamente promosso per ora. Poi vedremo, insomma. No, sì, tanto non è che smette di funzionare, quindi... Bene, adesso invece passiamo all'altro. Fra, prima montiamo il tripiede sul telefono, così facciamo le riprese come degli... Vabbè, dopo. No, fra, adesso. Allora. Abbiamo messo il treppiede, raga. Ed è un'emozione incredibile. Cioè, no, sì, magari poi... non sembrerà, perché magari non sembra. Però, raga, noi che ci teniamo comunque. Cioè, guarda che figo, puoi fare quello che vuoi senza far cadere esatto. Il telefono. Vi faremo vedere anche delle riprese a parte. Esatto. Sì, come avevo già detto anch'io, fra, esatto. Sia di questo che di quello che ci fa. Per farvi vedere com'è. Adesso passiamo al secondo oggetto. Mamma mia, raga. Allora, ragazzi, siamo a casa mia, infatti la location è un attimo diversa. Esatto. C'è stato un piccolo problema ieri. Un piccolo grosso problema. Una piccola grossa depressione scaturita dal microfono che non funzionava. Come vedete, la postazione è cambiata, è cambiato tutto. È cambiato il giorno. È cambiato il giorno anche. È cambiato il microfono.
Sì, allora, quello di ieri non funzionava, infatti quella parte di video non la mettiamo neanche. Voi vi rendete conto che su un migliaio magari di microfoni che ci aveva da consegnare a noi ci hanno consegnato quello rotto? Sperando che oggi quello vada. Sì, appunto. Sperando, perché non è sicuro. Lo dobbiamo provare. Ovviamente ci siamo fatti rimborsare subito, tipo, perché minchia eravamo tutti depressi sul divano. Abbiamo detto che cazzo vuol dire che noi compriamo una cosa e non funziona, esatto. Quindi ci siamo fatti rimborsare e abbiamo preso questo microfono che però è diverso. Abbiamo visto questo microfono che costava 34 euro. Scontato a 9. Quindi l'abbiamo comprato subito. Quindi vuol dire qualità migliore. Esatto. E basta, perché di questo si tratta. E quindi adesso andiamo ad unboxare perché non ce la facciamo più. Esatto. Abbiamo l'ansia perché se non va ci suicidiamo. Bene ragazzi, eccoci nell'unboxing. Apriamo. Perfetto, fatto. Ah, c'era il... Perché c'è questo stato. Oh, tan taran. Ta-ta. Signori, che figo. Minchia, la confezioncina, fra, niente male, eh? Si vede? Puttana. Porca. Oh, cos'è? Boh, sarà tipo una protezione. Ah no, è il coso. Taran, ecco. Oh, fra. Minchia, raga, sacchettino in pelle, è vero. Madonna, fra. Ma quanto è bello, raga, ma guarda. È bellissimo, fra. Cioè, ma guarda qui. Ma piglialo tu. Ah! Madonna quanto è grosso. Non c'è qualcos'altro? Cioè, nel senso. No. Nella scatola c'è qualcos'altro? No. Cioè guardate che bello lo strappo proprio professionale. In pelle? È troppo figo, cazzo. Fra, ma senti. Cioè guarda il materiale. Eh sì, fra. 34 euro in un gulo. Questo che cazzo? Fra, è la mollettina. Ho capito, ma perché così? Con due. Vabbè, è tanto, poi vediamo. Poi vediamo, insomma. Allora, raga, l'abbiamo provato e funziona, quindi... Oh mio Dio, meno male. Meno male, possiamo finire sto video. Mi piace Federico che ha iniziato a gridare. Adesso state sentendo l'audio con il mio telefono. Però ora vi faremo sentire come suona il microfono. Allora, questa è la prova senza microfono. Sì, in realtà io ce l'ho attaccato, ma... È staccato. Quindi questa è la prova senza microfono e adesso attacchiamo il microfono. Ok, invece questa è la prova con il microfono. Con il microfono, sentite la mia voce calda. Prova. Ok. L'unica cosa che dobbiamo fare attenzione... È non urlare troppo. È non urlare, perché secondo noi tipo... Ecco. Cioè, proprio così non si deve proprio fare. Proprio così, no, quindi quando giocheremo ai giochi horror troveremo un'altra sistemazione per questo microfono. Mi sa... Comunque, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fra, che fai? Mi rubi il lavoro. Certo. Speriamo che questo video unboxing low budget vi sia piaciuto. Aspetta, mettiamo tutti i link in descrizione, esatto, per chi volesse acquistare o fosse curioso. Esatto. In generale. Noi ci siamo divertiti tantissimo a registrarlo, ma soprattutto siamo più felici perché adesso siamo un po' più professionali comunque. Sempre tra virgolette. Comunque. Sempre tra virgolette. Però per noi, raga, è veramente bellissimo. Mi viene a vomitare. No, in realtà c'ho fame. Quindi speriamo che il video vi sia piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete e alla prossima!